Allora Andrea, cosa ne pensi di questa scarpa? Sai che si corre benissimo, avevo quell'impressione lì appena messa su, devo dire che sì, va bene. Sono leggermente in ritardo con i miei programmi di recensioni, però qualche giorno fa con Andrea Soffientini nel weekend sono andato a testare ed aprire questo pacco che ci è stato inviato da ASICS e che contiene alcune delle scarpe più innovative che l'azienda giapponese ha prodotto e lanciato e commercializzato nei giorni scorsi. Non abbiamo tra l'altro in effetti ancora realizzato la recensione delle Magic Speed, soprattutto perché ho avuto questi famosi 10 giorni di detox. Oltre ad essermi procurato una contrattura che mi ha impedito di correre velocemente, volevo gareggiare nei giorni scorsi, non ci sono riuscito. Ad ogni modo, con un po' di pazienza, probabilmente vedrete la recensione di questa fantastica scarpa che ho provato per ora solamente una volta, ma nei prossimi giorni cercherò di spingere al meglio. Qui dentro ci sono due scarpe che con Andrea cercherò di aprire e come al solito cercheremo di identificare peso, caratteristiche tecniche della scarpa. Adesso, visto che si presenta la bella stagione, sono pure riuscito a convincerlo a correre in pista. Vediamo se Andrea riuscirà a indovinare queste scarpe. Io vi lascio, nel frattempo voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao Andrea, come al solito ci sono delle regole di un gioco che piace molto a chi ci guarda, l'unboxing delle nostre scarpe. ASICS mi ha mandato un paio di scarpe, anzi due paio di scarpe, che sono comunque le ultime novità, quindi volevo sapere se sei interessato, ti consiglio di aprirle. In questo caso non c'è nemmeno la necessità di dover aprire la scatola, aprile. Dimmi secondo te che scarpe sono, quali sono le caratteristiche, quanto pesano. Non credo che lo indovinerai, però se dovessi indovinarlo potresti anche utilizzarle. Sei stato bravissimo l'ultimo, tra la Rebel, che vabbè era francamente quasi impossibile. Stavo guardando che c'è qualche imenottero sulla telecamera. Senti, sinistra o destra? Anzi, quello davanti che vuoi, quello che vuoi. Inizia, questa pesa. Quindi ASICS lo sappiamo già, no? ASICS lo sappiamo già. Indovinerò anche il colore, no, scherzo. Allora, battistrada abbastanza importante. Ah! Colore? Il colore ti piace, secondo me. Cos'è? Nero, nero pece? Allora, sembra tipo la Nimbus, però c'ha l'insertino antipronazione, quindi questa qua è la Kayano. È la Kayano, che numero? Non lo so. Madonna nera. Beh dai, per l'estate già abbiamo fatto la cazzata con le Pegasus che nere mi stanno portando un caldo pazzesco. Allora, il numero cos'è che è? 9,5, 27,5, nera, quindi è il colore tuo ma la misura mia. Vediamo, proviamola. Beh, questa qua è l'altra, non so quando farai uscire questo unboxing, ma l'altro unboxing abbiamo visto una scarpa per pesi massimi e questa qua è l'altra scarpa per pesi massimi. Devi anche decidere quali delle scarpe vorrai testare in pista tra le due che abbiamo scelto. Tra questa e l'altra? Tra questa e quella che aprirai tra poco. La scarpa è sicuramente pesante, però il piede ti direi che neanche così tanto. Poi mi era piaciuto tipo della... A parte che sembra un po' cambiata la mescola, mi era piaciuto tanto della Nimbus, comunque la sua velocità, poi anche nei lenti, quando volevo spingerla la riuscivo a spingere, quindi sono curioso anche di provare questa. C'è un inserto qua nel mediale bello duro e la schiuma
particolare, forse le altri modelli non erano così, avevano solamente l'insertore antipronazione, invece qua vedo tipo il guide rail di Brooks e vedo questo insertino di plastica mediale qua. Sono da provare perché secondo me non daranno neanche tanto fastidio poi in corsa, quindi sì, da provare, sono curioso. Battistrada importante, secondo me non scivoli neanche in inverno. Colore nero, potremmo usarla per i 200 km della recensione adesso e poi riprovarla quest'inverno, che secondo me faranno la loro figura. Secondo me, Andrea, questa è l'espressione massima della tecnologia ASICS e a me piacciono tanto, non sono convinto che te le presterò. Dici? Vediamo. Vedremo. Però continui a prendere 27,5, non ho capito perché. Solamente per farmi sperare che poi... Seconda scarpa. A destra, questo è il cammino. Allora, questa mi sembra molto più leggera. Carta ovunque. Allora, anche lei ha il gel. Non stavi guardando dietro, ma non c'era niente. No, non sto guardando dietro. È un classico questa scarpa. E comunque la dovevamo recensire già da qualche settimana. Non ci sono riuscito. Ci aspettava. Allora, a memoria, la Cumulus e la Nimbus non ho mai capito perché hanno lo stesso peso e quindi non saprei dirti quale delle due è. No, questa pesa di meno. Pesa di meno, ma la Nimbus nuova non l'abbiamo provata. E... La Nimbus nuova l'abbiamo provata, sì, abbiamo fatto anche la recensione. Ma era l'ultimo giro? A dicembre, sì, okay. La 23. Mizzica. Certo, io abolirei il nero, però è bella. Il gel blu qua è figo e devo dire che negli ultimi modelli il gel non pesa così tanto perché mi sembra quasi che gli abbiano tolto almeno 50-60 grammi sia alle Cumulus che alle Nimbus che alle Cayano perché sono molto molto più leggere rispetto al solito. Bella imbottitura mi sembra quella delle Saucony, le Triumph che avevano tutta questa ciccia nel tallone, il tallone è bello, una bella conchiglia, a qualcuno piace che provi a schiacciare il tallone, bello il battistrada, è particolare, sembra tigrato, credo che anche lui comunque con questi grossi solchi non si incastreranno i sassi perché non c'è spazio per incastrarsi, però secondo me daranno un buon grip. Ma quanto pesa? Bella domanda, sai che io ti direi comunque sotto i 250 grammi, secondo me. Sa anche a me. Tenuta anche in mano mi sembra che sia davvero leggera e ti ripeto, ai tempi pesocchiavano un po' sia la Cumulus che la Nimbus e invece ti devo dire che questa qua mi sembra abbastanza leggera, almeno al tatto, adesso la provo anche lei per capire la misura. Questa qua è un 27 cm o un 27,5? È un 27 cm. Aia! Le sto prendendo tutte 27,5 però, non so se hai notato. No, infatti l'ho detto anche io, continua a prendere 27,5, ma... No, questa qua è 27, confermo. E poi te le tieni te, non è giusto. Allora, fammi provare il 27 solamente per dire se... Stesso numero o numero in più. Allora, ti direi che mi è giusta il 27. In effetti forse riprenderei sempre lo stesso numero, quindi il 27,5 per me. Però ti devo dire che non è una scarpa che stringe così tanto. Bella. Allora Andrea, farei la seguente cosa. Scegli quale delle due vorresti testare in pista per solo un giretto e poi dopo magari dai due impressioni. Allora, guarda, avrei scelto la Cumulus, ma sono curioso di provare la reattività della Nimbus e della Cayano in pista perché comunque è una scarpa da super lenti ma mi dava l'idea che si potesse spingere un po' di più. Beh, anche con la Nimbus in effetti era proprio così, quindi va bene, facciamo questo giretto in pista e dopo torniamo per due impressioni finali. Va bene.
Allora Andrea, cosa ne pensi di questa scarpa? Sai che si corre benissimo, avevo quell'impressione lì appena messa su, devo dire che sì, va bene. Ma sai che devi andare a allenare il basket e sei in mega ritardo? Sì, sì, lo so, e muoviamoci. Va bene, ciao, la recensione la faremo tra qualche settimana. Dai, perfetto.